Dunque, riprendiamo e iniziamo a conoscere questa libreria JGraphT che useremo praticamente ogni qualvolta vorremmo, no, utilizzare un grafo, quindi ci esimerà dal dover costruire noi le strutture dati di gestione. Anticipo solo che internamente usa una struttura molto simile alle liste di incidenza, quindi a ogni vertice associa una serie di archi, i quali a loro volta sono ricollegati ai vertici, che è la struttura che non abbiamo visto finora, ma infatti la approfondiamo guardando la libreria. Allora, JGraphT, da non confondere con JGraph, infatti loro stessi nella pagina hanno una sezione che dice guarda attenzione che differenza c'è tra la nostra libreria e l'altra. È una libreria Java libera, gratuita e open source, quindi si può anche andare a vedere sorgente se interessa, che fornisce due cose, ho scritto qua, oggetti e algoritmi. Cioè degli oggetti per rappresentare i grafi, quindi delle classi che rappresentano le varie tipologie di grafo che conosciamo, e degli algoritmi che implementano la soluzione dei problemi classici, o dei più importanti tra i problemi classici della teoria dei grafi. È facile da usare, usa pesantemente anche qua i generics, un po' come fanno le collection, proprio per permettere di costruire dei grafi mettendoci dentro il tipo di dato che serve a noi. Cioè non ci obbliga come fanno in altri casi, o come si è obbligati a fare in linguaggi non oggetti, a avere un grafo che memorizza solamente degli interi come numero di vertici o numero di arco. No, ci memorizzo gli oggetti che voglio, quindi è abbastanza integrata col sistema di Java. Per usarla è sufficiente scaricare il jar corrispondente e metterlo, aggiungerlo al vostro progetto. Quindi l'ho copiato nel progetto oppure lo aggiungete tra librerie come external jar, come jar esterno, di cui date l'indirizzo, e lui funziona. Lui vi mette a disposizione queste classi. Non c'è bisogno di nessun altro setup aggiuntivo, sono semplici classi da aggiungere nella libreria. Il sito web del progetto è questo, essenziale, direi, potrebbe essere un aggettivo, in cui le informazioni principali, beh, qui da alcune informazioni su che cosa ti permette di fare la libreria, ma lo vedremo chiaramente nel dettaglio. E poi la cosa interessante è, che ci serve è lo scaricamento. Quindi qui ti permette di scaricare un file in formato zip o TargZ, il quale contiene dentro sia il jar già compilato, quindi la libreria pronta per essere usata, sia i sorgenti, sia il JavaDoc. Non c'è molta altra documentazione al di fuori del JavaDoc. Il JavaDoc è abbastanza ben fatto, quindi è definito delle classi, delle procedure, ma non c'è molto di più, non ci sono delle guide, delle istruzioni, delle cose. C'era, mi pare, un aborto di wiki da qualche parte, ma è più vuoto che altro. Il JavaDoc in questo momento vedo che mi ha dato un problema. Nel senso che non so se a voi funziona il link che c'è su questa pagina, sembra che stiano aggiornando qualcosa, direi, o che croce, ma per fortuna l'avevo scaricato e quindi lo possiamo andare a vedere dalla copia locale che avevo. È all'interno dello zip che scaricate, quindi se scaricate lo zip dentro c'è il JavaDoc, vi conviene anche usare quello locale piuttosto che andare ogni volta sul sito. Questo è quanto essenzialmente. Se scaricate la libreria, lo zip, vi dà una struttura di questo genere, c'è la libreria JGraphT che contiene dentro, questo è il contenuto dello zip una volta scompattato, no? Ciò che scaricate. Dentro c'è questo, JGraphT JDK16.jar, che è la libreria che dovete aggiungere al vostro progetto. Per far funzionare i programmi serve solo questo, tutto il resto non serve. Dentro JavaDoc c'è tutta la documentazione, quindi come sempre cliccate su index.html e la potete navigare. Se invece andate dentro source, ci sono i sorgenti della libreria, con tutte le varie. Questo albero source lo potete anche eventualmente importare in Eclipse, oppure una cosa comoda è quando voi importate la libreria jar
in Eclipse gli dite guarda che il sorgente si trova in questa cartella, e così lui è in grado, se per caso ci interessa di entrare dentro il sorgente di una classe, ce lo fa fare direttamente cliccando sul punto class e lì si va a prendere il punto Java corrispondente. Ma questo serve più che altro una fase di studio e di sviluppo. Il resto, il lib e etc, sono, diciamo così, cartelle che servono per costruire la libreria, se volessimo ricompilare la libreria e non usare il jar che è già stato inviato. Però come punto di partenza ci serve questo. Ma andiamo a vedere cosa c'è dentro questa libreria, cosa contiene. Questa è la pagina iniziale del JavaDoc, che ci decide, che ci elenca, pardon, ci descrive i package che sono contenuti all'interno di questa libreria. Ce ne sono, cominciamo a familiarizzarci, c'è il package principale org.jgraph.t che contiene essenzialmente le interfacce principali e alcune classi principali per rappresentare i grafi, appunto. Poi esiste un package.graph che contiene le classi che implementano i vari tipi di grafi. Abbiamo visto che c'è il grafo diretto, non diretto, semplice, con loop, eccetera, eccetera. Allora, dentro punto graph ci sono le classi che rappresentano, implementano i vari tipi di grafi. Le interfacce in org.jgraph.t sono più astratte e sono implementate dalle classi che sono dentro punto graph. E ci permettono di creare grafi nuovi. Le classi e i metodi di questi ci permettono di creare un grafo, interrogarlo, navigarlo. Questi sono i due primi package che andremo a vedere, no? Di cui ci occuperemo oggi. Poi, solo come anteprima, c'è un package generate, daremo un'occhiata veloce, serve per generare dei grafi. Un grafo normalmente lo costruisco sulla base dei dati che ho a disposizione, delle mie informazioni. Però se volessi fare una prova, voglio generare un grafo random, un grafo casuale o un grafo completo, magari voglio, ho dei metodi qua dentro per crearlo, dentro generate. Traverse è, lo vedremo subito dopo, direi che oggi non ci stiamo di sicuro, sarà la settimana prossima, i metodi per attraversare il grafo, per iterare tra gli elementi di un grafo. Dovevamo prima capire che cosa vuol dire dal punto di vista algoritmico, perché un grafo non è una lista, non è un albero, quindi non c'è un modo univoco di attraversarlo, e poi qui dentro ci saranno le implementazioni di queste stesse procedure, che vedremo lunedì prossimo. E poi c'è il package.alg, che contiene gli algoritmi, quindi il TSP, il cammini minimi, l'albero di copertura e cose di questo genere. C'è un numero di classi che via via sta crescendo, le varie versioni di questa libreria aggiungono ogni tanto qualcosa, dove ci sono le implementazioni di questi, di alcuni di questi problemi classici. Poi alcuni package più di utilità, ad esempio event, sono gli eventi che vengono generati dagli algoritmi o dalle procedure di attraversamento, ma andiamo a vedere quando ci serve. Quelli essenziali, ricordiamo, graph.t sono interfacce, graph sono le implementazioni dei grafi, attraversamento, algoritmi di analisi dei grafi. Tutte le classi, tutte le classi che rappresentano grafi, derivano da un'interfaccia di alto livello generica che si chiama, guarda caso, Graph. Graph è generica secondo due parametri, quindi devo passare due tipi di dati, V ed E, che vengono chiamati nella documentazione, dove V è il tipo dell'oggetto che rappresenta vertici. Quindi se i miei vertici sono dei numeri interi, io li metterò integer. Se i miei vertici li rappresento come stringhe, metterò string. Se il mio vertice invece è rappresentato da un oggetto Java più complesso che ha dei campi, metterò il nome della classe di quell'oggetto. Okay? Così quando facevamo list di persona, possiamo fare graph di persona dove questi vengono presi come vertici. E è il tipo di dato da utilizzare come classe che contiene gli archi. Mentre per i vertici non c'è nulla di già implementato, per gli archi esistono già due tipi di archi che si chiamano default edge, default weighted edge, quindi arco di default e arco pesato di default,
che si possono, normalmente si usa una o l'altra di queste due informazioni, a meno che noi non abbiamo necessità specifiche di sostituire l'oggetto che lui usa come arco, di solito si usa uno di questi due. Quindi essenzialmente ciò che ci interessa è definire la classe relativa agli oggetti che vogliamo usare per rappresentare i vertici. Poi questa è una struttura dati, quindi questo oggetto che useremo per rappresentare i vertici dovrà essere ben carrozzato dal punto di vista, ad esempio, della funzione equals. No, perché quando io inserisco un vertice, quando dico c'è il vertice dal nodo A al nodo B, lui dovrà andare a cercare tra i nodi esistenti qual è che si chiama A, e quindi dovrà essere una classe che ha ridefinito l'equals sulla base del criterio giusto di uguaglianza. Allora, se usiamo le classi primitive, un integer, una string, non c'è problema. Se usiamo una classe nostra, è la stessa cosa che se lo inserissimo in un set. No? Poi di fatto sono così, i vertici sono un insieme di vertici, quindi innanzitutto degli elementi che devono essere inseribili in un insieme e quindi avere tutte le definizioni che servono per poter essere ricercati, riconosciuti e confrontati senza ambiguità. Dall'interfaccia madre graph derivano tre sottointerfacce che sono grafo diretto, grafo non diretto e grafo pesato. Chiaramente le prime due sono una in contrasto rispetto all'altro, nel senso che o implementi una o implementi l'altra. Il grafo pesato invece si può combinare o no con ciascuna delle due precedenti, quindi posso avere almeno quattro casi, no? Un grafo diretto pesato, un grafo non diretto pesato, a seconda di che cosa implemento. Ma poi per fortuna non me le implemento io queste funzioni, no? Non le devo implementare io le classi. Ho già le implementazioni pronte nel package.graph. Ma questo che vi ho detto è riassunto da questo piccolo diagramma, non è diciamo, un diagramma delle classi ma contiene solo interfacce. Andiamo a vedere sul JavaDoc, almeno si legge. Quindi l'interfaccia graph che ha come sottointerfacce directed, weighted e undirected. Andiamo a vedere sul JavaDoc, dicevo così almeno riusciamo a leggerlo. L'interfaccia graph, che è la madre di tutti, ingrandiamo un pochino, ecco, una cosa che dice nella prima pagina è guarda che tutte le definizioni che ci sono su questo JavaDoc, in caso di dubbio vattela a vedere su MathWorld di Wolfram, perché la libreria è stata costruita usando la terminologia che è stata data a Wolfram, no? Quindi la scelta che abbiamo già fatto anche noi ieri parlando di grafi, abbiamo detto facciamo riferimento alle definizioni che ci sono su quel sito perché così abbiamo una piena coerenza con il modo con cui questa libreria chiama gli oggetti, no? Quindi non andiamo a cerca di grane. Cosa fa un grafo? Quali sono i metodi principali implementati da tutte le classi che implementeranno l'interfaccia grafo? E la più importante, diamo un'occhiata ai metodi, add edge, cioè per costruire un grafo devo avere un metodo per aggiungere dei vertici, degli archi, scusate. Aggiungo degli archi passandogli il vertice di partenza e il vertice d'arrivo. Ma prima di aggiungere un arco dovrò avere i vertici, e quindi avrò l'add vertex, che parte da un grafo vuoto appena creato e ci aggiunge uno a uno i vertici. Poi una volta che ho i vertici posso aggiungere gli archi che collegano tra di loro vertici che già devo aver aggiunto. E questi sono i due principali metodi per costruire il grafo. Ci metto dentro un vertice, ci metto dentro un arco. Gli altri metodi, quasi tutti, sono per interrogare un grafo già fatto. Dimmi se un certo arco è contenuto, c'è o non c'è un arco tra questi due vertici? C'è o non c'è un vertice? Quali sono tutti gli archi uscenti o incidenti su un determinato vertice? Quali sono gli archi che collegano due vertici dati? Tra due vertici può esserci un arco solo se il grafo è semplice. Possono esserci più archi nel caso in cui il grafo non sia semplice. Questo metodo va nel caso generale. Prendi due vertici da A e mi istituisci un set con tutti gli archi
nel caso in cui fossero un grafo non semplice, sono più di uno, oppure getEdge al singolare, dammene uno solo. Nel caso di un grafo semplice sarà l'unico che c'è, nel caso di un grafo non semplice me ne tira fuori uno a scelta sua. E poi, dato un arco, mi dice qual è il vertice di partenza, il V di partenza e il V di arrivo di quell'arco, mi dà il peso, oppure posso aggiungere, settare il peso di un vertice, e poco altro, l'elenco di tutti i vertici, vedete che è un set, l'elenco di tutti i vertici, e basta. Ho i metodi di base che mi permettono di costruire e muovermi su questo grafo. Qui non c'è scritto, non ce lo dice che struttura dati usa sottostante. Non ci interessa, sarà una lista, perché visti i metodi add e il set che mi ritorna, saranno liste molto probabilmente, ma non ci interessa. No? È un problema di ottimizzazione che ha risolto l'implementatore della libreria. E le altre interfacce non è che aggiungano molto. Ad esempio il Directed Graph aggiunge due o tre metodini per dire, guarda, quando io vado a interrogare un arco, oppure un vertice per sapere quali altri vertici sono collegati, distingo la direzione entrante e uscente. Quindi posso chiedere gli archi adiacenti, gli altri vertici adiacenti, oppure solo quelli che sono raggiungibili o da cui io posso essere raggiunto. Ma poca roba, essenzialmente, in termini di interfaccia. Così come il grafo pesato avrà un metodo in più rispetto a un grafo non pesato, che è quello che ci permette di impostare il peso di un arco. Nel caso, il metodo per leggere, il getWeight, c'è sempre. Nel caso di un grafo non pesato, restituisce sempre 1. Altrimenti restituisce il valore che gli ho impostato qua. Un grafo invece non diretto, secondo me, non ha niente, se non ricordo male. Ah, c'è solo il grado di un vertice, esatto. Nel caso di un grafo non diretto parlo di grado, nel caso di un grafo diretto parlo di in-degree e out-degree, grado di ingresso e grado di uscita, che sono diversi, ma sono minuzie, no? Come capite. Il grosso della rappresentazione ce l'abbiamo nella classe graph. Pardon, nelle classi che implementano graph. E quali sono le classi che implementano graph? Allora, sono queste, già vendute con la libreria. Dentro il package graphs ci sono queste classi, c'è altra roba, ma queste sono le classi principali pensate per essere istanziate dall'utente finale. Io ho provato a fare il disegno in modo un pochino più ordinato. Sono quelle sopra, le tre sopra sono le tre interfacce che abbiamo appena visto, quelle sotto sono 4, 8, 11, 13 classi diverse che corrispondono a tipi di grafi diversi. Vedete le frecce di ereditarietà, alcune discendono da Underrated Graph, alcune discendono da Directed Graph e altre da Weighted Graph. Quelle che discendono dal weighted graph le ho messe in mezzo. Poi in realtà da indirected e da directed discendono tutte, anche se non c'è la freccia, perché ad esempio da questo qui, non guardiamo ancora i nomi, questa classe che implementa weighted, ma a sua volta è un'estensione di questa che implementa undirected. Quindi ciascuna di queste classi implementa di sicuro o un grafo non diretto o un grafo diretto. Alcune implementano anche un grafo pesato e le altre no. Allora, vi dicevo, ho provato a disegnarle in modo più ordinato perché le ho raggruppate così. Queste classi di sinistra sono tutti grafi non diretti, perché in qualche modo implementano l'interfaccia Underrated Graph. Queste classi di destra implementano tutti dei grafi diretti, orientati. Poi, e questo è un criterio, poi, quelle ai lati, che ho disegnato ai lati, sono grafi non pesati, quelle che ho disegnato al centro sono invece grafi pesati. A seconda del grafo che abbiamo, che dobbiamo implementare, useremo una oppure l'altra classe, no? Non è che dobbiamo per forza implementare tutte. C'è un problema di, che ne so, navigazione di strade, sarà un problema di grafi, un grafo orientato pesato, e allora sceglierò lì in mezzo. E poi dal punto di vista
della molteplicità degli archi, nella prima riga ho messo i grafi semplici, quindi non è possibile avere più di un arco tra qualunque coppia di vertici, i multigrafi, che invece possono avere, non sono semplici, quindi possono avere più archi tra due stessi vertici, ma non permettono i loop, gli pseudografi, che sono multigrafi che permettono anche i loop, e poi un'altra categoria che non ha un nome, sono quelli in cui sono permessi i loop ma non gli archi multipli, che però la Wolfram non gli ha dato un nome. E avendo questa informazione possiamo fare la nostra scelta. Il grafo che ci serve è diretto o non diretto? È pesato o non è pesato? E gli archi possono essere molteplici o no? E può supportare o no i loop, i cappi? Avendo queste quattro informazioni, incrocio, no? queste mascherine colorate e trovo una classe. In realtà trovo quasi sempre una classe, perché come vedete ci sono dei buchi, perché ci sono delle combinazioni che probabilmente non hanno senso, o non sono mai servite a nessuno, quindi non le hanno implementate. Ecco, questa è la chiave di lettura. Poi, se andiamo a vedere i nomi delle classi, ci ricordano questo, no? Nel senso che c'è un simple graph e il suo sottoclasse simple weighted graph. Un grafo semplice, sappiamo, questa qua è un grafo non diretto, non pesato e semplice. E si chiama simple graph. Un grafo diretto invece si chiama simple directed graph, qua, che è un grafo, stiamo su questa classe, diretto, non pesato, semplice, e così via. Ci sono quindi i nomi di solito sono simple graph, multigraph, pseudograph, abbastanza allineati, e le varianti dirette, simple directed graph, directed multigraph, i nomi non sono proprio del tutto regolari, no? Perché qua dice simple graph, simple directed graph, multigraph, directed multigraph, allora io mi sarei aspettato che questo si chiamasse directed simple graph e non simple directed, quindi non è proprio regolare la combinazione del nome, però insomma con questa chiave di lettura ci si orienta. C'è un default directed graph che lascia un po' lì come nome. Cosa vuol dire default directed graph? Directed graph avrà certe caratteristiche, vuol dire essenzialmente che non è semplice ma non è multiplo, quindi è un directed graph coi loop, e l'hanno chiamato default directed graph e non semplicemente directed graph, perché directed graph si chiamava già l'interfaccia. Diciamo che con i nomi hanno fatto un po' di casino, no? Questi qua della libreria, perché probabilmente erano aggiunti poco per volta e si sono trovati i nomi che avevano. Quindi a posteriori, quando uno ha l'elenco, vi confesso, ci vuole un attimo a orientarsi, no? Però se non ho sbagliato qualcosa, questa classificazione dovrebbe essere valida, dovrebbe aiutarci a guidarci. Come dicevo, tutti questi sono classi che implementano il tipo di grafo che voglio io, e di fatto cosa fanno? Mi danno dei metodi leggermente diversi per interrogarlo soprattutto, e poi impongono dei vincoli diversi nella sua costruzione, perché se io sto creando un grafo semplice, nel momento in cui cerco di aggiungere un arco quando c'era già, questo non viene aggiunto, rimane quello di prima. Se invece è un grafo non semplice, viene aggiunto una seconda volta. Quindi i vari metodi di creazione del grafo si comporteranno in modo leggermente diverso a seconda della classe sottostante. Ma al di là del momento della creazione, per il resto sono sempre grafi per noi. E poi l'altro metodo che torna molto utile, soprattutto per debugging, è che la classe grafo ha il metodo toString furbo. Nel senso che se chiamate grafo.toString vi stampa su una linea, una cosa molto criptica, fatta di parentesi aperte, parentesi chiuse, nomi di... vi stampa l'elenco dei vertici e l'elenco degli archi. Adesso vediamo come lo fa. Attenzione, come detto, che poiché i vertici e gli archi, qualora decidessimo di usare una classe nostra per gli archi, sono inseriti dentro collection, da parte della libreria, collection che noi non vediamo direttamente, devono implementare correttamente l'equals slash code.
Hashcode non sappiamo se lui usa le tabelle di hash internamente, non ce lo dice, però per correttezza dobbiamo farlo. Ok, proviamo a usare la libreria su un esempio facile. Allora, proviamo a fare questo grafo e noi lo vogliamo costruire con la libreria. Beh, normalmente leggeremo le informazioni che ci servono per costruire il grafo da un database, tipicamente. Ma per ora proviamo a costruirlo così a mano con questi vertici qua, senza mettere ancora di mezzo il database. E proviamo a stamparlo, proviamo a farci qualche operazione, giocare un pochino con questa libreria. Allora, apriamo un progettino, partiamo da zero. Dai. Progetto Java, che chiamiamo esempio grafo. Esempio 1 grafo. Yeah. E questo progetto, per farlo funzionare, dobbiamo sicuramente aggiungere la libreria. Quindi, nelle proprietà del progetto, possiamo o semplicemente trascinare il jar dentro la libreria di progetto, lui se ne fa una copia, la usa, oppure nelle librerie, quindi proprietà del progetto, Java Build Path, Libraries, aggiungere Add External Jar. Add External Jar semplicemente si salva dentro il progetto il riferimento alla cartella in cui si trova un altro jar. Non lo copia dentro il progetto, il jar rimane fuori, ma lui si salva il riferimento e quando compila lo vede. E per evitare di avere quella 50 copie di JGraphT che vi riempiono solamente il disco. È chiaro che poi rende il progetto meno facilmente trasportabile da un computer all'altro, perché poi quando l'altro apre il progetto, sul suo computer la libreria jgraph.jar sarà salvata da un'altra parte e bisognerà andare a correggere questo. Allora, io qua ce l'avevo qui, guarda caso è già aperta, la cartella giusta dove l'avevo salvato, scompattando lo zip trovate questo, e possiamo, visto che abbiamo visto che prima Javadoc aveva dei problemi, nella libreria conviene, lui se l'ha ricordato la volta scorsa, dire dove sono i sorgenti, se l'avete scompattato potete dirgli la cartella in cui ci sono i sorgenti e anche la cartella in cui si trovano i Javadoc. Location, browse, ce l'ho qua. Javadoc. Ok. Così riesce a trovarvi la documentazione anche se non siete collegati alla rete o se il sito ha dei problemi, visto che li abbiamo salvati su disco, tanto vale dire ad Eclipse, usa i Javadoc che abbiamo salvato qua. Ok. Facendo ok, viene aggiunto jgraphT e quest'altro jar che era al suo interno alle librerie del progetto. Fatto questo possiamo cominciare a lavorare. Facciamo un progetto semplice che stampa delle cose sulla console, quindi non ci mettiamo a fare interfacce grafiche per il momento. Costruiamo un package, non so, grafi, e dentro grafi creiamo il nostro programmino, prova grafo. In cui vogliamo provare a creare appunto questo grafo qua. Fatemi creare public void main prova, sì, main prova. Quindi qui dentro andremo a creare il grafo e quanto ci serve. Quindi dal main chiamiamo direttamente il metodo prova, il solito setup di progetti. Prova grafo. P uguale new prova grafo. P.prova. Così lavoriamo dentro un metodo vero, non dentro un metodo statico,
che ha delle limitazioni sul tipo di oggetti che posso creare. Ok, metodo prova. Cosa devo fare? Costruisco un nuovo grafo. Come? Vabbè, il grafo che mi hai detto di costruire è questo, quindi è un grafo semplice, non orientato, non pesato. Allora, andiamo a vedere come si chiama, nel nostro bignamino colorato. Allora, non orientato, quindi parte di sinistra, non pesato, colonna di sinistra, semplice, prima riga. Quindi dobbiamo prendere simple graph. A noi serve un simple graph. Ovviamente come primo esempio non potevamo che partire dal simple graph. Creiamo un nuovo simple graph. Come sempre quando creo un oggetto di una classe, la variabile che fa riferimento a quell'oggetto preferisco sempre dichiararla col tipo dell'interfaccia, non col tipo della classe, perché così è più facile eventualmente in futuro modificare il tipo di classe. Quindi il tipo dell'interfaccia in questo caso undirected o directed, quindi sarà un undirected graph. Quindi un undirected graph lo chiamo G, tanto per semplicità, visto che lo useremo tanto, creo un nuovo simple graph. Simple graph, così. Adesso dobbiamo dargli l'istanziazione dei generici, cioè quali sono, qual è l'oggetto che uso come vertice, qual è l'oggetto che uso come arco, poi questo ve ne parlo tra un secondo. Allora, in questo grafo i vertici, bah, non è che vogliono dire molto, ma sono identificati, non sappiamo cosa rappresentino, ma sono identificati con delle lettere. Quindi la cosa più semplice che possiamo dire è che il grafo è una stringa. Scusate, il vertice è una stringa. Quindi l'oggetto che uso per rappresentare un vertice sarà string. L'oggetto che uso per rappresentare gli archi, non avendo io nessuna necessità speciale, sarà il default edge. Cioè, non ricordo classe, default edge e default weighted edge. Quindi un grafo G con vertici stringa e archi di default. Creo, questa è l'interfaccia, creo una nuova classe simple graph e questa sintassi con aperta e chiusa significa che va a ricopiare le stesse classi che c'erano prima. È come se scrivessi string default edge, adesso con Java 7 c'è questa scorciatoia possibile, lui fa inferenza dei tipi generici. E poi però vuole, ha bisogno, visto che l'interfaccia è generica, lui quando crea gli oggetti ha bisogno di sapere che cosa sono, ha bisogno di sapere qual è la classe degli edge nel costruttore, gli serve. Non vi sto a dire perché. Dipende da come sono implementati i generic, perché all'interno della classe non è possibile risalire, all'interno di una classe generica non è possibile risalire alla classe del tipo che è passato come parametro, ma solamente la classe delle istanze. Se fossero sottoclassi ci frega tutto. Allora, significa che noi dobbiamo passargli l'oggetto class relativo alla classe che usiamo per gli archi. Quindi la classe che usiamo per gli archi è default edge. Ma questo non è un valore, è un nome di una classe. Io voglio l'oggetto class che rappresenta questo. Punto class è un attributo predefinito di tutti gli oggetti, definito a livello di object, che restituisce un oggetto di tipo class che descrive la classe che sto usando. Lo posso usare per qualunque oggetto. Potrei fare prova grafo.class, mi dà un oggetto di tipo class con la C maiuscola, che descrive l'oggetto stesso. E dentro quell'oggetto c'è l'elenco dei suoi metodi, l'elenco delle sue proprietà, eccetera, eccetera. È il punto di partenza per quella che si chiama la reflection in Java. C'è la possibilità per un programma Java di andare a interrogare come sono fatti gli oggetti che sta usando. Perché ad ogni oggetto è associata non solo la classe madre, ma un oggetto class che lo descrive.
ma non facciamola lunga, perché tanto la useremo solamente nel costruttore. Per costruire un nuovo grafo serve, oltre che specificare il tipo degli elementi, lui ha bisogno che gli passiamo anche il class corrispondente agli archi. A questo punto il grafo è pronto, vuoto, possiamo cominciare a metterci dentro i vertici. G punto, add vertex. E vedete che lui capisce ovviamente il generics e mi dice già che il parametro di add vertex è una string. Non perché in generale sia una string, ma perché io ho dichiarato che i vertici sono string. Se dichiarassi i grafi più complessi, cui i vertici sono delle strutture complesse, lì dovrò mettere un new di un oggetto di quel tipo. Oppure un oggetto già esistente, che lo carico dal database, lo carico da una collection, dove volete che sia. In questo caso, una string, me la creo sul momento, diciamo che rstu, eccetera, eccetera. Quindi la primo vertice che aggiungo sarà il vertice r. Poi c'è s. Questa è la parte intelligente del programma. T. U. Poi cosa c'era? V, W, X, Y. Per fortuna i grafi li andremo a leggere da un database, quindi anziché aggiungere i vertici a mano così, nel ciclo faremo una query del database e poi ogni volta che troviamo un elemento creiamo il vertice corrispondente. Però per ora ce lo facciamo così. E adesso devo aggiungere gli archi. G punto, add edge. Di add edge ce ne sono di due tipi, uno source vertex, target vertex, quindi gli passo i due vertici di partenza e di arrivo, e l'altro in cui gli passo anche un oggetto di tipo edge. Perché a volte avrei potuto creare già a parte l'edge e dire ok, tra questi due vertici collega questo oggetto arco che ho già fatto prima, ma nel nostro caso lo lasciamo creare a lui. Vertice sorgente, vertice target. Beh, ad esempio, il primo arco che vedo è tra R e V. R, V. Allora, lui che cosa fa qua? Crea un nuovo arco e lo collega al vertice che abbia un equals uguale a R. Quindi in questo caso il vertice sono stringhe, quindi va a cercare tra tutti i vertici qual è quello vertex.equals di R, della stringa che gli passo. Quindi nel caso in cui non siano stringhe semplici o numeri, ma siano oggetti, dobbiamo fare attenzione a implementare correttamente l'equals, altrimenti quando cerco di aggiungere un vertice non mi trova l'oggetto giusto. E la stessa cosa con tutti gli altri vertici. Qui ci vuole un po' di pazienza. R con S. Poi abbiamo S con W. Poi abbiamo W con T e con X. Quindi W con T, W con X, T con X, poi abbiamo T con U e X con Y. T con U, X con Y. E x con z. Dovrebbero essere 9 anche loro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì. Se non ho sbagliato a ricopiare qualcosa, abbiamo il nostro grafo. Proviamo a vedere qualcosa, proviamo magari a farci dire quanti vertici ha e quanti archi ha. Ok? Allora, per sapere quanti vertici ha, non c'è un metodo get numero di vertici,
ma c'è un vertex set. Dammi il set che contiene tutti i vertici e poi posso calcolare la size di questo. No? Quindi posso stampare, ad esempio, facciamoci scrivere numero di vertici, numero intero di questo. E il numero di archi è uguale, non sarà vertex set, ma scommettiamo che si chiama edge set. Quindi ci aspettiamo di avere stampati due 9. 9 col numero di vertici, 9 col numero di archi, perché casualmente in questo esempio era così. Ma vediamo se... No, stai buono. Numero di vertici 9, numero di archi 9. Quindi qualcosa ha costruito, non sappiamo bene cosa, ma sicuramente ha questo numero di archi e di vertici. Se vogliamo vedere che cosa ha costruito, possiamo usare, farci stampare, ovviamente non è una, non ce lo disegna carino, però ci stampa il contenuto del grafo. Cosa? Il toString del grafo. Lui dice che è una rappresentazione concisa ma informativa, che dovrebbe essere facile per una persona da leggere, dovrebbe essere facilmente leggibile da una persona. Vediamo cosa esce fuori. Allora, stampa questa cosa qui. Numero di archi, numero di vertici è quello che avevamo stampato noi. Il grafo, allarghiamo la console, lo rappresenta così. Aperta tonda e chiusa tonda in fondo. E poi ha grafo uguale vertici, virgola, archi, no? G uguale V e. V sono questi, l'elenco dei vertici. Tra parentesi quadre, separati da virgola, l'elenco dei vertici. Come ha fatto a stampare il nome di ciascun vertice? Beh, ha chiamato il toString, il metodo toString, all'oggetto che gli abbiamo passato. Quindi quando costruiremo dei grafi con degli oggetti che non siano semplici stringhe, per poterli stampare in modo comprensibile, dobbiamo definire un toString sensato per noi, ovviamente per modalità, per scopi di debug solamente, ma per riuscire a capire che cosa c'è. Altrimenti per oggetti normali il toString mi stampa l'indirizzo esadecimale dell'oggetto e non mi faccio nulla. In questo caso abbiamo dato delle stringhe, quindi ci aiuta. Quindi questo è l'elenco RST UV W X Y Z, che forse è l'ordine con cui le abbiamo inserite. Però ovviamente essendo un set, un vertex set, non c'è nessuna garanzia che l'ordine venga mantenuto nel caso generale. E poi, virgola, gli archi. Gli archi, anche lì, tra una coppia di parentesi quadre, c'è l'elenco di tutti gli archi. Ogni arco è rappresentato da un simbolo uguale e poi tra parentesi graffe i vertici adiacenti. Uguale RS, uguale SW e così via. Si nota che c'è RV ma non c'è VR. Pur essendo il grafo è non orientato, l'arco viene contato una volta sola. In questo caso viene stampato così, ma vale anche per il contrario. No? RV vuol dire sia RV che VR, è lo stesso arco, perché il grafo non è orientato. Qui in questo caso noi potremmo vederli stampati così come li abbiamo inseriti, ma potrebbe anche capitare che li vediamo stampati al contrario rispetto a come li abbiamo inseriti. Perché tanto lui memorizza un arco, partenza e arrivo sono indifferenti per lui, poiché il grafo è non diretto. Ok, aspettiamocelo. Andiamo a vedere un attimo cosa dice sul toString qua. Non lo dice. Lo dice da qualche parte. No, perché tra i metodi ridefiniti. Vabbè.
La sintassi sarà leggermente diversa, lo dico a parole perché non trovo al volo il punto in cui è scritto, la sintassi è leggermente diversa, mi pare che sia un segno di maggiore, non c'è segno di uguale nel caso in cui l'arco sia un arco diretto, orientato, e non un arco non orientato. L'arco non orientato è con la doppia linea. Cosa possiamo volerci fare su questo grafo? Beh, possiamo... Che ne so, prendiamo un vertice, x, e proviamo a chiederci quali sono i suoi adiacenti. Cerchiamo di stampare il nome dei vertici adiacenti a x, usando le funzioni che abbiamo cominciato a intravedere, che impariamo a conoscere. Allora, torniamo al codice. Quindi diciamo che trovo gli adiacenti, i vertici adiacenti al vertice x, tanto per esercizio. Allora, fatemelo dichiarare così, almeno se vogliamo fare lo stesso esercizio su un altro vertice, basta cambiare questa costante messa qua al volo. Allora, come faccio a trovare i vertici adiacenti a un vertice dato? Andiamo a cercare cosa c'è dentro graph. Dentro graph posso avere un edges of, ritorna l'insieme di tutti gli archi che toccano il vertice specificato. Quindi a un vertice sono associati degli archi, a questi archi a loro volta è associato il vertice di arrivo. Quindi io posso facilmente ottenere gli oggetti di tipo arco che sono adiacenti al mio vertice. E poi cosa me ne faccio degli oggetti di tipo arco? Quello è un oggetto che non conosciamo, non abbiamo mai detto nulla, abbiamo detto che si chiama default, e se andiamo a vedere il default, come si chiama, edge, che è qua dentro, è un oggetto abbastanza antipatico, perché se andate a vedere quei quattro metodi che ha, sono tutti protected, a parte il toString. Quindi non li possiamo chiamare noi. Allora, come facciamo? Beh, esistono. Dunque, dove è andato? Bisogna girare un po' intorno al problema. Dove è andato? Perché mi sono perso. Ma mi ritrovo subito. Sempre nel grafo. Abbiamo dei metodi che si chiamano getEdgeSource e getEdgeTarget. Quindi noi dobbiamo fare due passaggi. Dal vertice ci facciamo dare gli archi, gli oggetti edge. Una volta che ho l'oggetto edge in mano, posso stampare il source, posso ricavare il source e il target, che mi ridà di nuovo degli oggetti V, in questo caso stringhe. Ok? Quindi, primo passo, facciamoci dare tutti gli archi che insistono su x. Cosa sono gli archi? Edges of è un set di E. Ci restituisce un set di E. Ok, quindi set di default edges uguale edges of, scusate, del vertice V, che sarebbe la mia x. Adesso questo qua vuole solamente che dichiari java.util. E questo è un insieme di archi limitatamente a quelli che insistono sul nodo V. Non confondiamolo col metodo edgeSet che ritorna tutti gli archi del grafo. Adesso a questo punto dobbiamo analizzarli uno per uno, questi archi, e
e trovare e stampare il vertice adiacente. Quindi elenchiamo questa collection, quindi iteriamo sull'insieme, che avrà un certo numero di elementi, e per ciascun elemento posso stampare l'arco. Allora, vediamo che cosa possiamo stampare. Possiamo stampare l'arco inteso come l'insieme dei due vertici di partenza e di arrivo. Il vertice di partenza, vado a capo, per E, punto, E, G punto, abbiamo detto, voglio trovare il punto di partenza dell'arco, get edge source di E. Non è un metodo di E che mi dà qual è il nome del vertice, è un metodo di G, del grafo. Al grafo chiedo, senti caro grafo, questo è un tuo arco, mi dici qual è il suo vertice di partenza. Non lo chiedo all'arco direttamente, lo chiedo al grafo. L'arco è un oggetto che usiamo quasi sempre in modo opaco, lo passiamo avanti e indietro ma non ci guardiamo mai dentro, in questa libreria. E la stessa cosa, getEdgeTarget di E. Okay. Quindi E è uno degli archi che mi è stato restituito come adiacente al vertice di nome X. Di questi archi mi faccio dare la source del target. La source del target sono di tipo vertice, quindi nel nostro caso di tipo stringa. Allora, se tutto va bene, dovrebbe stamparmi 4 archi che incidono sul nodo X. Me li stampa come vuole lui, con X come, visto che il grafo non è orientato, che X sia il sorgente o che sia la destinazione, per lui è uguale. Ma il problema che mi ero posto io invece era diverso, no? Io ho detto, io voglio sapere quali sono i vertici che sono adiacenti a X. Quindi dovrei stampare WT, YZ. No? E allora vuol dire che una volta che ho l'arco devo andare a vedere, ma allora senti, V per caso è la sorgente, allora stampo la destinazione. E se invece V, cioè X, per caso è la destinazione, stampo la sorgente. Beh, non è che muoio, però devo ricordarmi di farlo, perché un grafo non orientato, l'arco non li ha doppi. No? Li ha singoli, quindi ogni volta che c'è un arco sono io che devo andare a chiedermi è di così o è di cos'ha, se il grafo non è orientato. E quindi dovrei fare qualcosa del tipo, vabbè, non questo se volessi stampare gli archi, ma poiché non voglio stampare gli archi, mi chiederò se il sorgente di E è uguale a V, allora stampo g.getEdgeTarget di E, altrimenti stampo il source. Poi magari ci mettiamo uno spazio, se no stampato tutto appiccicato. Quindi, elemento per elemento, vado a prendere l'arco e dico, senti, ma per caso è il source che è uguale a X? Allora stampo il target, se no stampo il source, perché ovviamente sarà l'altro.
WT, che scemo, questo non l'ha messo sotto, WTYZ. È un po' di ginnastica da fare sugli archi del grafo. La buona notizia è che una parte di questa ginnastica è già pronta, è già fatta in un'altra classe, come sempre, o come già nelle collection, dove c'erano tutte le varie collection, e poi c'era una classe che chiamava collections con la S finale, in cui c'era un po' di metodi di comodo, di utilità. Anche qui hanno copiato l'idea, per fortuna, e hanno definito una classe che si chiama graphs dentro il package principale. E graphs ha un po' di metodi di comodo, no? Che ci permettono di fare questo lavoro. Ad esempio, ovviamente ha dei metodi statici, quindi tutti questi metodi hanno come primo parametro il grafo. Poi ha dei metodi brutali del tipo prendi tutti gli archi di un grafo, aggiungili a un altro grafo per fare la fusione dei grafi, ma sono cose che non si usano molto. Ma puoi avere ad esempio questo. Guarda che bello, l'avessimo avuto avremmo risparmiato un quarto d'ora. Neighbor list of. Prende un grafo, prende un vertice, ritorna una lista, già come list, di vertici che sono i vicini di un vertice specificato, sotto forma di list. O dentro non è che fa magie, fa esattamente quello che abbiamo fatto noi. Nel caso di grafo orientato, vedete che questo vale su graph in generale, nel caso di un grafo orientato, che vale su directed, può darmi il predecessore o il successore di un certo grafo. Così come c'è l'altro metodo comodo, poi gli altri sono meno utili, ma l'altro metodo comodo è getOppositeVertex, in cui gli do un grafo ovviamente, per dire su quale grafo lavorare, un arco, come quello che mi è appena stato restituito, e il vertice, nel mio caso X, da cui sono partito, e lui mi dà l'altro, quello opposto, e quella, fa quella if, insomma, che abbiamo fatto prima. Quindi questi sono, alla fine, i metodi più veloci per passare da vertice a vertice, in un certo senso, per navigare il grafo, bypassando un pochino l'oggetto edge, l'oggetto arco che ci troviamo a avere tra i piedi. Se volete giocare un po' con questa libreria, esiste anche la classe, che dicevo, la classe Generate, che è una serie di generatori di grafi. Quindi generano grafi con varie tipologie, in particolare c'è uno che è random graph, generami un grafo a caso, oppure generami un grafo completo, o un grafo bipartito, no? Se vogliamo testare gli algoritmi su grafi, ovviamente hanno dei parametri che dicono quanti vertici, in alcuni casi anche quanti archi creare, e così non ce lo dobbiamo inventare, ce lo costruisce lui. Io la cosa che vorrei lanciarvi, ovviamente non abbiamo tempo di farla, ma nulla ci vieta di cominciare a guardarla, è come grafo, io come altro esempio, no, su cui lavorare la settimana prossima, ma cominciare a pensarci, ho pensato questo, no? Non so chi di voi è pendolare, ma questo è il cosiddetto servizio ferroviario metropolitano, qualcosa del genere, servizio di ferrovia, sì, servizio ferroviario metropolitano, che di fatto ha dato un nome diverso, nuovo, e dei colori carini a delle linee che già esistevano, e ha spostato un po' i treni, e collegano Torino coi comuni del circondario, no? Allora, questa è una struttura che si presta a essere presentata come grafo. Tanto per non inventarcelo partendo da un disegnino. Partiamo da una cosa che esiste. Allora, io quello che ho provato a fare, ho iniziato a fare, è crearmi un piccolo database relazionale, che adesso vi faccio vedere, che è questo, che ho chiamato ferrovie, che codifica le informazioni di quella figura,
in forma di database, non il grafo, perché il problema, quello è un grafo, ma le informazioni da cui parti difficilmente sono già in forma di grafo, sono in qualche altra forma. E quindi ho dimenticato per un attimo i grafi e ho detto, se io dovessi progettare un database che codifica le fermate, come farei? Beh, farei una tabella fermata che contiene il nome delle varie fermate, ciascuna con un ID numerico, e le ho messe dentro tutte, con un po' di tanta pazienza. Poi l'elenco delle linee, questo è più facile, un ID linea, nome linea. Le linee sono 5, 6, 5 perché sono SFM da 1 a 4, poi c'è la A, quella che va all'aeroporto, e poi la cartina in realtà comprende anche un tratto di metropolitana, che è quello che va da Porta Susa a Porta Nuova, non tutta la metropolitana perché non serve, perché non si collega con le altre stazioni. E poi ho detto, va bene, queste sono informazioni statiche, le fermate e le linee. E poi una tabella fermate linea che dice la linea 1 quale fermate contiene? 1 è ovviamente un ID che fa riferimento alla SFM1. Quale linea contiene? Quale fermate contiene? Contiene la 404 che sarebbe Chieri, la 405 che è Trofarello, la 406 che è Moncalieri e così via. Ovviamente questa tabella è definita con il ID linea, quindi la linea 1 ha tante fermate, ID linea e ID fermata sono chiavi esterne verso la tabella rispettivamente linea e fermata. E poi ho un numero d'ordine, questo ordine qua, che dà l'ordine alle fermate, perché se non avessi questa colonna ordine le mie fermate sarebbero in ordine sparso. Allora dico no, la linea 1 è fatta di queste fermate in questo ordine, oppure in realtà nell'ordine inverso, perché il treno va avanti ma torna anche indietro. Quindi dovrò a un certo punto pensarlo. Il grafo, se lo pensiamo come grafo, è non orientato. Ma non orientato cos'è? La singola tratta, il singolo segmento. La linea ha un orientamento, perché le tratte, le fermate avvengono in successione. E quindi ho fatto questo lavoro, non l'ho ancora terminato, perché mi è finita la pazienza, mi manca ancora la linea 4 e la linea A, di caricare questa tabella con tutte le fermate. Allora, l'esercizio che possiamo fare è provare a costruire, partendo da questo database, un grafo che rappresenti come vertici le fermate e come archi le tratte. Dobbiamo poi decidere se questo lo vogliamo rappresentare come grafo semplice o no. Nel senso che se tra due fermate ci sono più tratte alternative, tipo, che ne so, tra Porta Susa e Lingotto, sono diverse linee che fanno quel segmentino, se ci interessa rappresentarlo come tanti archi separati oppure ci basta un arco solo per dire che sono connesse. Cioè, in prima istanza io direi lavoriamo col grafo semplice, quindi tracciamone una sola, anche se nel disegno ce ne sono tante. Però la difficoltà sarà quella di, io adesso poi mi metto sul sito la SQL di questo database quando sarà finito, quando riesco a finirlo, no? Costruire, leggere il database e costruire il grafo. Il problema è che incontrerete è che leggendo il database non c'è nessun oggetto esplicito che rappresenti gli archi. Le fermate è facile, ogni vertice è una fermata, non si scappa. Ma gli archi me li devo dedurre dalle linee, perché qui c'è un'informazione di linea, un'informazione sequenziale, invece gli archi sono i singoli pezzettini, quindi ci sarà un pochino di lavoro da fare. Ma è il lavoro che c'è da fare in ogni caso, trasformare quello che è un problema descritto nel dominio del problema, con una struttura dati relativa al problema, e trasformarlo nel dominio dei grafi, nel dominio diciamo, più astratto, e quindi diciamo, un arco è, e come lo creiamo, e come gestiamo i duplicati, come gestiamo l'ordinamento, come gestiamo i conflitti, eccetera, eccetera. Allora, io vi lascio questo SQL, se voi cominciate a giocarci, lunedì lo facciamo insieme.